Salve a tutti e ben ritrovati ancora dal vostro Gio. Siamo qui perché, come già anticipato prima, io oggi pullo. Ovviamente mi sono dimenticato di dirlo negli altri video, ma se volete organizzare ovviamente una serata a tema Ever Crisis per fare le coop, per chi vuole pullare in live, per qualsiasi cosa, scrivetemelo nei commenti o su Discord che organizziamo la serata in modo tale da accontentare tutti. Quindi non fatevi problemi, perché per l'appunto possiamo tranquillamente organizzare la serata community, dove ci aiutiamo a fare le coop, pulliamo insieme. Chi vuole pullare è liberissimo di venire su Discord e condividere le sue pullate che io successivamente restreamerò, quindi le commentiamo insieme se vi può fare piacere, e ovviamente anche insieme a tutti gli altri ragazzi della community. Quindi non siate timidi, venite e condividete le vostre gioie, i vostri dolori con noi, che in un modo o nell'altro cercheremo di consolarvi. Detto questo, oggi si pulla perché Cloud è il mio DPS multielementale, quindi il fatto che lui riceva l'Arcanum ghiaccio per me è praticamente perfetto. L'unica cosa che un pochettino mi fa piangere il cuore è che queste armi sono limited, quindi dovrò essere anche abbastanza fortunato per ottenerne un paio di copie, altrimenti sarò costretto ad utilizzare le weapon parts, e non mi ricordo quante weapon parts ho su Cloud, quindi questo potrebbe anche essere un problema da questo punto di vista. Non pullerò Glenn al momento, quindi non cercherò comunque la skin di Glenn, semplicemente perché se nella seconda parte c'è Sephiroth, io voglio vedere cosa daranno a Sephiroth. Se daranno un arcanum elementale magico per Sephiroth, per me è jackpot, e quindi potrò effettivamente pullare su quel banner senza nessun problema. Per quanto riguarda la mia wishlist, ovviamente è molto diversa rispetto a quella che ho consigliato diciamo nel mio video di analisi del banner per i nuovi giocatori, proprio perché io non sono un nuovo giocatore, quindi ho una wishlist con esigenze diverse, dove ho messo l'ultima arma di Glenn, l'Ultimaniac, che l'ho trovata praticamente la volta scorsa tramite i ticket, però adesso mi servono gli overboost, quindi devo necessariamente ottenerla per incrementare gli overboost. L'arma di Yuffie, il Dinner Tray, perché Yuffie io la possiedo come DPS fisica vento, che è l'unica cosa che posso sfruttare al momento per Yuffie, quindi devo averla buona, devo averla competitiva, oppure è finita. Stesso identico discorso per l'Arctic Star, proprio perché Yuffie io voglio utilizzarla come buffer e DPS, quindi non ho intenzione di utilizzarla come diciamo come debuffer o come altro. A me interessa utilizzarla come buff e attacco fisico, quindi per fare un team fisico che mi possa permettere di essere, diciamo, competitivo, di essere forte, mettiamola così. E poi ho messo la Floral Wand di Eris, semplicemente perché costa 3 barre ATB la sua skill, abbassa la difesa fisica e abbassa anche la resistenza vento, quindi è un'ottima arma che può entrare in combo con Yuffie e ovviamente può entrare in combo in generale. Poi non la possiedo, e come Refined Abilities mi dà boost attacco magico fisico e vento, che per una Yuffie in questo caso potrebbe essere comunque molto comodo, per cui mi interessa. L'ultimo posto invece l'ho lasciata alla Sky Splitter, semplicemente perché la vorrei portare a livello rosa, solo che forse me ne mancano 2 per portarla a rosa, quindi non so effettivamente, anzi andiamola a vedere un secondo, giusto per farci due calcoli, ma credo me ne manchino 2 per portare... Sì, perché una e poi 2, quindi in teoria è abbastanza facile, tra virgolette, da portare a rosa. Una volta che riuscissi a portarla rosa, la cambierei e metterei i guanti di Tifa.
i guanti di tifa ghiaccio, perché ovviamente mi servono per gli overboost. Anzi, li metterei subito. E anzi, facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. L'Arctic Star di Yuffie al momento non la metto, perché tanto le buffa, diciamo che potrei utilizzarlo anche senza overboost o comunque senza troppi overboost, l'Arctic Star, perché tanto i buff me li dà comunque, eccetera eccetera. Però con gli overboost mi aumenta la durata del buff, ma ovviamente mi aumentano anche le stats, quindi per questo è importante fare comunque gli overboost. Però direi che questa wishlist è più completa, per quello che mi serve al momento è più completa. Ma prima di pullare nel banner abbiamo i banner gratis, perché abbiamo ovviamente la daily multi della campagna del mezzo anniversario, quindi andiamola ovviamente a sfruttare. Ok, con un Cloud senza skin alternativa che non mi piace, perché ovviamente non mi dà quella certezza di avere una 5 stelle all'interno della pullata. Però vediamo che cosa succede, magari con un Evasion o con un Perry. Invece non capita niente, non vedo l'attacco. Ah, invece vedete, con l'attacco ho fatto un critical e quindi mi è uscita comunque la 5 stelle. Vediamo, qua sono stato molto fortunato perché l'animazione era completamente fasulla. Invece poi... ah, va bene, ok, boomerang. Non mi interessa. Credo di averlo già il boomerang. Sì, infatti già ce l'avevo. Boomerang dava... Dio, non mi ricordo se era l'abbassamento di che cos'era, ghiaccio forse? Oddio, no, il ghiaccio no, era quella, è la Will. Questi invece sono i banner con le gemme rosse, quindi non c'è nulla che ci interessa. Questo invece è il primo banner volume 1 per ottenere almeno una 5 stelle garantita con le armi, diciamo, di ultima generazione, come potete vedere dalla schermata. Ovviamente skippiamo perché una è assicurata. Quindi ok, abbiamo Barret e Sephiroth. Barret e Sephiroth, oddio. Barret sono quasi praticamente a full overboost della Heavy Hoser, senza completamente motivo, che mi è uscita nelle free pull praticamente che sono finite la scorsa volta del 7.77 milioni di download. Però per Sephiroth qualche arma... Ecco per te, ecco, la Heavy Hoser ancora una volta, mamma mia, incredibile. Cioè l'ho portata veramente overboost 10. Ah, la Crimson Blade. Ok, Crimson Blade, ci può stare. Comunque la Heavy Hoser ce l'ho praticamente full rosa. Cioè fondamentalmente ce l'ho full rosa. Va bene, Ticket invece non ne possiedo. Questo invece è il banner di Zack dove ho già pullato, che tra l'altro ho la wishlist che è praticamente identica. Mentre invece adesso cominciamo con il pull. Tra l'altro dovrebbero esserci anche i nuovi stamp, che con le nuove animazioni stamp che dovremmo vedere in anteprima. Ovviamente arma di Cloud, costume di Cloud come prima scelta. Tra l'altro, guarda che figata, posso anche scegliere. Bello questo, allora posso andare anche fino al sesto qua. Ah, posso mettere, oddio, posso mettere anche solo le armi di Cloud. Questa è una grandissima tentazione. Questa è una grandissimissima tentazione, un ottimo banner fatto così. Mannaggia la pupazza. Va bene, cominciamo. Ecco, infatti uno stamp col Chocobo normale. Cioè, quando ti appare il Chocobo, diciamo, praticamente quando stai pullando, ti può apparire un Chocobo di colore diverso, come abbiamo discusso. In base a quello che ti appare, c'è un range, diciamo, di... come dire, c'è un range di stamp che si possono ottenere. Ok, Cloud non ha la skin alternativa. Uno stamp solo. Brutto, cominciamo male, molto male. Ti prego, almeno un Perry o un qualcosa. Eccoci qua. Bene. Cominciamo benissimo. Con un bello shaftino che ci sta. Abbiamo ottenuto ovviamente le versioni a 3 stelle.
Ecco qua, due stamp. Dai, dai, su. Beh, è buono che ho potuto mettere comunque le armi di Cloud, diciamo, sicure, no? Ai checkpoint che mi interessano, però mi interesserebbe avere anche qualche cos'altro. È vero che non si può sculare sempre, però diciamo che mi piacerebbe ottenere qualcosa al di là del garantito. Bene, stiamo pullando benissimo. Veramente benissimo. Già due pull completamente shaftate. Due pull completamente shaftate. Un altro stamp soltanto. Bene, mi sa che io sto banner me lo devo dimenticare. Proprio completamente. Ancora Cloud senza skin alternativa. Dai. Madonna mia, un disastro. Un disastro. Completamente un disastro sto banner. Allora, usciamo un secondo. Facciamo capire al gioco che deve svegliarsi. Metodo giappino. Mi sa che qua dobbiamo risvegliare. Dobbiamo risvegliare il metodo giappino. Minchia. Non ho risvegliato niente. Ok, ancora uno stamp. Ma allora, a me andrebbe anche bene uno stamp. Ma almeno che mi desse un'arma. Cioè, datemi le armi 5 stelle almeno. A me vanno bene uno stamp. Anzi, fare uno stamp ottenendo armi 5 stelle è quasi una fortuna. Perché ottieni più roba. È vero che spendi di più, ma ottieni anche più roba. Qui invece io sto spendendo senza prendere niente. Cioè, è scandalosa sta cosa. Mai successa tutte ste multi vuote di fila? Non mi era mai successo. Beh, doveva succedere prima o poi, no? Quindi ci sta, però. Fa sempre male quando succede a te, no? Ok, altri due stamp. E quindi qua abbiamo la garantita già di Cloud. E va bene così. Quindi possiamo skippare. Oh, vedete? Come un banner cambia praticamente nel giro di una sola pullata. Vedete già tre armi. E sono tutte e tre le nuove armi di Cloud. Io praticamente ho già chiuso il banner. Nonostante non ho ottenuto niente praticamente nei primi quattro pull. Già con un pull solo, vedete, si è praticamente svoltata tutta la situazione. Stava andando di merda, ora invece ci sta. No, ok. Sky Splitter come prima, va bene. Quindi già è full overboost rossa. Ora, se mi esce un'altra Sky Splitter, ovviamente va a overboost rosa, quindi la posso togliere dalla wishlist e mettere qualcos'altro. Ecco qua, qui mi sa che però, esatto, questa è quella nuova perché non posso skippare. Benissimo, e poi c'ho quella garantita, quindi ne ho trovate due. Buonissima, buonissima, ne ho trovate già due. Stream Saber. Qui vedete, perché quando appare qui sopra il tasto per skippare vuol dire che già ce l'avete, quindi potete andare avanti, però nel momento in cui non vi appare il tasto, ovviamente. Ecco, vedete ora in questo caso un'altra. Però quando non vi appare il tasto vuol dire che è un'arma nuova. Comunque, ottima. Ottima. Ho la Sky Splitter. Che mi manca un overboost soltanto. E già qui invece abbiamo ottenuto praticamente il primo overboost. Già abbiamo ottenuto il primo overboost. Quindi mi è andata bene. Mi è andata bene. Una buona pullata la sesta. Mi ha quasi bilanciato il karma delle altre pullate, perché ho fatto 4 pull vuote, qua invece 3 armi di cui una garantita dorata, quindi è quasi come se avessi fatto una dorata per ogni pullata, quasi. Quindi mi sono un attimo. Ah, ho preso un attimo una boccata d'ossigeno. Ecco, qui invece ancora, ora continuiamo con lo shaft. Ah no, invece no. Un'altra di Cloud, benissimo. Ok, skippiamo.
Oddio, addirittura una Mithril Saber che non c'entra completamente niente. Ho perso praticamente il PD, il 50 e 50 del PD. Incredibile sta cosa. Ancora uno, madonna mia, proprio sta andando. Madonna, una tragedia mi sta andando. Io che volevo risparmiare per Sephiroth. Qua siamo messi male. Stiamo unguaiati, come si suol dire. Stiamo proprio unguaiati. Dai, su, fammi un bel parry, una bella schivata con quattro armi. Con 4 armi 5 stelle e pareggiamo, bene o male, dai. E pareggiamo i conti. Oh, finalmente. Dai, su. Una. Niente, Eris. Quindi, ok, probabilmente, esatto, abbiamo la nuova arma di Eris. Mi sta bene. Perché non ce l'avevo, invece adesso ce l'abbiamo. Ok. Accetto il pacco e vado avanti. Benissimo. Sono fiducioso nelle gemme che ci daranno ovviamente durante questa campagna, perché altrimenti sono completamente fottuto. Sì, però uno stampo alla volta. Cioè, anche no. Cioè, dove sono quei bei tempi di 4. Oh, però qui è vestito. Dei 4 stamp alla volta. Matt? Oddio, ma non avevo messo armi di Matt. Ok, però dipende cosa mi esce. Ah, oddio, la Core Defender. Ok, Overboost 2 per Cloud, perfetto. Allora, Overboost 2 in realtà già mi andrebbe bene. Overboost 2 mi andrebbe già molto molto bene. Non so quante weapon parts ho di Cloud. Perché a sapere le weapon parts di Cloud. Bene, 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 ottimo. Dai, chi è? Glenn. Glenn e Yuffie. Quindi Glenn potrebbe essere la nuova arma. No, invece no. E invece la ultimatic. Va bene. Allora, qui intanto prendiamoci il costume di Cloud, perché abbiamo appunto la pool. Siamo praticamente a uno stamp dal 3, ovviamente, per farmi andare nell'altra pagina, infami maledetti. Vedete, per farmi andare praticamente all'ultima pagina e andare a prendere anche quell'altra arma. Qui bene però, bene, vestito, buono. Dai, 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 ok, un'altra di Cloud. Cosa sei? Ok, la Sky Splitter, benissimo. La possiamo togliere adesso dalla wishlist. Qui abbiamo preso anche la skin. Ok, così adesso Cloud è praticamente perfetto anche come DPS fuoco. Quindi la Sky Splitter la togliamo. Potrei mettere effettivamente la Maritim adesso. Perché no? Sì, ormai vado a prendermi anche quell'altra garantita. Tanto con queste gemme non potrei pullare comunque da nessuna parte. Quindi, oh, vedi, 2 stamp, precisi, precisi. 1 e 2. Benissimo. È vero che poi ci sarebbero altre 2 per un'altra garantita e poi un'altra arma di Cloud. Attenzione. Doppio Cloud. Queste me le voglio vedere. Vediamo perché. Allora, se sono altre 2 armi nuove, mi fermo. Non mi interessa andare oltre. Già ho 4 overboost, quelli che sono, sinceramente, sono più che vantaggiosi. Ok, quindi questo è il terzo overboost. Ok, vediamo se anche qui abbiamo il... quarto overboost. Madonna, sto rischiando veramente di farlo già rosa subito. Potrei effettivamente ormai andare deep.
Perché considerando che qua ho un'altra garantita e poi qui ho praticamente la garantita di cloud. Quindi sì, proviamoci. Ormai sì, ormai andiamo. Chocobo rosso, attenzione! 3 stamp! Vedete le animazioni nuove dei Chocobo? Ok, quindi mi va bene perché con la prossima pull qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa succeda, ho comunque la garantita di cloud. Ok, qui altra garantita di cloud che è la Maritim. Va benissimo la Maritim. Facciamo l'ultimo pull che mi porta praticamente ad essermi prosciugato purtroppo, però. Ok, uno stamp perfetto. Così male che vada, completo Glen. Vediamo nel frattempo quante gemme riesco comunque a fare in generale e poi si vede. Chi è quella? Yuffie. Ok, quindi tecnicamente esatto, va benissimo, va benissimo. Ragazzi, devo ammettere che mi sono risollevato. Mi sono risollevato, ho speso perché ho speso, ma mi sono risollevato. Mi sono risollevato. Ora in questo caso, ovviamente, diciamo che non avendo ottenuto neanche un'arma di Glen, è un po' un peccato andare a investire su Glen col vestito Arcanum. Quindi credo che per me questo banner ormai è chiuso così. È assolutamente chiuso così. Non andrò, penso, ad investire su Glen perché dovrei investire anche sulla sua arma. E non ho le risorse per poterlo fare. Mentre invece da queste gemme adesso ricominciamo ad accumulare fino ovviamente all'arrivo, si spera, di Sephiroth, cercando di ottenere più gemme possibili grazie ai login, grazie alle campagne, eventi, eccetera, eccetera, e cercare poi di vedere cosa si può fare per Sephiroth. Nell'eventualità si esce la carta di credito. No. Però nel senso dipende com'è la situazione, dipende com'è il banner, poi si valuta effettivamente se fare un piccolo investimento oppure lasciare perdere e utilizzare magari weapon parts e quello che si può utilizzare per Sephiroth. Detto questo, ragazzi, direi che mi sono salvato. La situazione era partita in modo precipitoso, era letteralmente partito in modo precipitoso, però adesso mi sono comunque salvato e credo di avere comunque adesso un ottimo cloud ghiaccio fisico, assolutamente un ottimo cloud ghiaccio fisico. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che le vostre pull siano andate bene per chi ha pullato. Vi ricordo che chi vuole condividere le pull o comunque sia vuole in un qualche modo avere un gruppo per parlare di Evercrisis, Discord è aperto. Ovviamente anche tutto ciò che riguarda la community con cui collaboro è presente all'interno del mio Discord, quindi potete tranquillamente entrare e poi prendere tutti i contatti del caso per ovviamente seguire anche il gruppo community. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che anche per voi le pull siano andate bene e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!